Signore e signore, bentrovati al momento del gioco da tavolo. Beatrice è rimasta qui con noi, super carica, questa volta per giocare a Citadels, che è un gioco che ha una prospettiva molto particolare, perché l'obiettivo è quello di diventare mastri costruttori nella nostra cittadella. Mi piace, mi piace. L'obiettivo in Citadels è quello di costruire la propria città. Ma per fare ciò bisogna accumulare ovviamente del denaro, ma anche assoldare assicurandosi i servigi di varie categorie di personaggi. Fra i personaggi che possiamo assoldare ci sono i classici più canonici e altri loschi figuri di cui non avremo assolutamente alcun scrupolo ad utilizzare. Ad esempio possiamo trovare personaggi, come diceva Jesse, canonici come preti piuttosto che magistrati, ma anche persone dalla reputazione un po' più dubbia. La mia preferita è sicuramente la strega, ma poi ci sono anche spie, assassini, ladri, insomma per tutti i gusti davvero. Per costruire la nostra cittadella ci sarà bisogno delle carte quartiere, che hanno un loro costo in denaro e un loro valore in punti. Sì, però nelle carte quartiere secondo me una cosa strafiga è il fatto che ci siano, sì, un po' vibes, è il fatto che ci siano sia i quartieri quelli canonici, la Torre d'Avorio, il teatro e tutto questo, ma anche quelli un po' più Un po' più malfamati, un po' più anche creepy, perché c'è la necropoli, ad esempio, poi c'è il covo dei ladri e poi c'è la scuola di magia, che non è purtroppo la scuola di magia. No, che infatti era quello che speravo, invece no. Però ci sia, cioè, quelle vibes sono quelle, no? La partita si concluderà nel momento in cui almeno un giocatore è riuscito a costruire 7 quartieri. Però non è così semplice, perché poi andranno sommati i punti valore dati da ogni quartiere. Quindi quando con la somma algebrica scoprirete di avere più poderosità, allora potrete dire di essere campioni di Citadels. Comunque stavo pensando, se io dovessi costruire una mia cittadella, la farei sicuramente magica. Quindi un po' mistica, criptica, necropoli, e userei assolutamente l'incantatrice. Okay. Me la immagino tipo Equine Nerd, apprezzeranno, Raya Lucaria di Elden Ring, che è tipo Hogwarts. Ok, ok, quindi a me Elden Ring manca, però mi fido del tuo feedback anche per il tuo hype. Ti piacerebbe comunque, ti piacerebbe. Non ho dubbi. Guarda, ti dico, in realtà anch'io vorrei quelle vibes, mi ti piaceva il termine, quelle vibes un po' magiche, però io mi immagino tipo la strega al teatro che ammalia la gente, un po' in un panorama anche un po' horror, no? Che tipo fa, alla fine siete voi i manichini della strega, perché riesce a manovrarvi così un po'. Mi piace, perché è un po' creepy, mi piace, è un genere un po' terrificante. Esatto, mi piace. Ma voi ragazzi invece che tipo di cittadella vorreste costruire? Fateci sapere.